i medici dell'ambiente. Siamo rigenerati, se possiamo usare questo eufemismo, richiamandoci a questa iniziativa lodevole e mai tardiva, meglio tardi che mai, ma opportuna questa iniziativa. I medici per l'ambiente sostengono questa iniziativa, ci hanno sempre creduto, raccogliamo le firme per una proposta di legge che deve tutelare il territorio, l'ambiente, la socialità, la salute delle persone e soprattutto evitare il consumo di suolo, che è l'argomento centrale. Il consumo di suolo che ha portato tanti danni alle nostre terre fertilissime e ha dato il Cisel Interporto che ci hanno dato, non solo, hanno dato, diciamo, uno sviluppo del commercio e degli scambi commerciali, però ci hanno tolto terreno fertile e questo lo dobbiamo anche evitare. anche hanno aggiunto il cemento, anche un'altra società, quella ferroviaria, no? Sì, c'è anche questa società ferroviaria, Italo. Noi come Medici per l'Ambiente sosteniamo questa iniziativa lodevole, siamo in prima linea per la tutela dell'ambiente e della salute e ci sarà molto da dire in questo convegno, annunceremo anche delle iniziative clamorose e poi ci sentiamo dopo. Vuoi anticipare? No, ma mica metterò stasera. Abbiamo presentato degli esposti alla Procura della Repubblica di Nola e al Prefetto per la tutela dell'ambiente, per i rischi che la popolazione sta correndo ormai da anni per l'inquinamento insostenibile e il livello di inquinamento insostenibile che sta sempre di più aumentando nella nostra area tra Napoli e Caserta. E quindi aumento delle malattie. Aumento delle malattie legate all'ambiente e all'inquinamento.